Abbasso il cielo e l'inverno, si muore di noia, urla tristi di gabbiani sull'acqua della baia, gente tanta e negrigia che ti guarda senza gioia, tutti freddi e silenzi, chiusi nella loro storia. Arriva quel momento in cui non si sa più dire, quando si sa dove si è ma non dove si può andare. Dopo tante certezze, tante sicurezze, è il momento di dubitare. Sembra tutto senza valore. Amici di Gioia Video Channel, siamo col maestro Eugenio Finardi. Io la saluto e la ringrazio di essere con noi. Grazie a te. Viviamo tempi abbastanza difficili in Italia a livello di tolleranza, di accoglienza, diciamo quasi di democrazia e di libertà. E ricollegandoci ad alcune sue storiche canzoni, tra le quali tra l'altro ci riconosciamo come spirito, le chiedo se la musica può ancora essere ribelle o comunque ispirazione di quegli ideali di ribellione, e se anche appunto l'informazione come quella nostra o delle web radio, web tv possono ancora essere veicolo sinonimo di libertà, indipendenza, e come poter arrivare in qualche modo. È un momento dove mai come ora è stato importante essere liberi, l'informazione libera, ma libera anche dai pregiudizi, ritornare alle menti aperte. Cioè, stiamo vivendo un momento storico stranissimo in cui con grande abilità si manipolano i media per creare questa paura. Ma poi è vero, noi siamo un popolo che invecchia, arrivano questi giovani, per di più sono neri, sono islamici, e quindi la prima reazione è quella di... Io però, per esempio, nel mio piccolo sono uno dei primi figli di un'extracomunitaria, che è mia madre, che era americana, e mio padre, e sono nato in queste due culture. Per esempio, quando Gali canta Cara Italia, io fra un po' canterò Dolce Italia, ci sono molte, molte assonanze. C'è ancora qualche speranza? E quindi, ma io credo che sì, nel cuore degli italiani sì, però bisogna che qualcuno sappia smuoverli. Salvini è molto bravo, molto, molto bravo a comunicare. Lui non dice gli italiani, dice i lavoratori italiani, i vecchi italiani, le cose... Mira alla pancia. Sì, della... mira alla pancia, e anche proprio ha un'abilità comunicativa. E ce ne vorrebbe dall'altra parte, ci vorrebbe qualcuno con altrettanta, ma soprattutto ci vorrebbe un ritorno mondiale, morale, dell'idea di libertà, di democrazia, di uguaglianza, perché alla base, ricordati, c'è sempre il capitale. E il capitale mai come adesso è stato onnipotente. Anche forse nell'arte, però dopo tanti anni ancora di carriera, è la passione che continua a spingerla a girare e a portare anche i suoi concetti. Io mi ricordo, mi rimase impressa qualche anno fa una sua canzone Moderato, che parlava appunto dei moderati, ma forse solo di concetto formale, spesso però se vogliamo più feroce, dell'estremismo. Ecco, portare avanti certi concetti scomodi dopo tanti anni, quantomeno la passione e gli ideali della scuola degli anni 70 ancora sopravvivono e possono comunque coinvolgere il pubblico. Ecco, forse una contrapposizione a quei mass media che danno spazio a personaggi come Salvini, possono essere gli ideali portati avanti, diciamo, da artisti come lei. Io ci provo. Grazie. Un'ultima considerazione, un pensiero su Rino Gaetano, che l'accennavo prima, il nostro simbolo, e poi se vuole salutare i nostri ascoltatori. Rino era un amico. E ciao a tutti, siete su Gioia. Ciao. Grandissimo, grazie al maestro Eugenio Finardi.